fondatore di questo luogo e sono molto contento di stare qui in mezzo a voi, perché ricordo Giovanni Paolo II diceva che quando si sta con i giovani si impara ad essere giovani, si ritorna un po' ad essere giovani. Io nella mia parrocchia che lascerò tra due mesi, dopo 24 anni, ho lavorato tanto con i giovani. Ultimamente lavoro più con i diavoli della mia vita. E proprio perché devo occuparmi più dei diavoli che insomma delle persone della parrocchia, che devo cambiare luogo. Però il Signore mi sta donando tante soddisfazioni, se così si possono chiamare, nei frutti del mio apostolato, perché il 22 luglio scorso un giovane della mia parrocchia è diventato sacerdote, l'8 di settembre un altro giovane diventerà per sempre frate francescano, i primi di ottobre una giovane si consacrerà come sua. Poi un altro dei miei figli che voglio molto bene, che è quello che ha preso diciamo la dimensione carismatica, e l'ha superato, perché il vero discepolo è quello che supera il maestro, no? E Carmine, io sono orgoglioso di lui, perché avete potuto vedere insomma quanto è bravo, quanto è spirituale, quanto è di preghiera, quanto è ironico anche. Ma al di là di questi giovani, diciamo che il Signore mi ha concesso anche altri giovani che si sono sposati. Ho lavorato tanto con i giovani, per cui adesso che ho 51 anni non sono più tanto giovane, però con molto piacere sempre sto in mezzo ai ragazzi, sto in mezzo ai giovani. E oggi la liturgia ci fa ricordare proprio un giovane, perché San Lorenzo era un giovane. E noi non sappiamo tanto della sua vita, sappiamo però che era spagnolo, che era diventato diacono, quindi collaborava con il Papa a Roma. Non solo, ma sappiamo due caratteristiche della sua vita che sono molto importanti. La prima caratteristica era un uomo di carità, lui era un diacono, i diaconi tra l'altro assistono i presbiteri e i vescovi nella liturgia e li coadiuvano soprattutto nella carità, nella caritas, diremmo oggi. E lui era uno che amava i poveri. E poi un altro aspetto del suo carattere molto bello, era molto ilare, era ironico, era sognone. Per cui quando egli fu arrestato, il Papa e gli altri sei diaconi furono uccisi subito. Lui fu conservato perché nei programmi dei persecutori lui avrebbe dovuto svelare il luogo dove la Chiesa nascondeva i suoi tesori. E lui che fece? Stette al gioco. Poi accompagnò il tiranno, lo accompagnò in una specie di lazzaretto che era peggio di un ospizio, molto peggio di un ospizio e di un ospedale, però era quello che si poteva fare a quei tempi per gli ammalati. E lui disse in latino: ex sunt tesaura ecclesiae, questi sono i tesori della Chiesa. Allora lo afferrarono con ferocia, i romani erano molto raffinati e spietati nei loro supplizi, e lo legarono come un pollo allo spiedo, e quindi lo facevano girare sul fuoco. E lui continuò ad essere ironico anche sullo spiedo, perché disse: girami adesso, perché mi sono già cotto da questa parte, girami. E questo faceva ridere anche i padri della Chiesa che leggevano questo episodio. Però che cosa ci fa capire questo? Ecco, la prima lettura parlava di semina, anche il Vangelo parlava del chicco di frumento caduto in terra. Ma
ma c'è il salmo, un salmo che dice che il seminatore quando va a seminare piange portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, con un giubilo, cioè con una gioia cantata, portando i suoi covoni, cioè i covoni sono le grene del grano, sono i fasci di steli, no? E la prima lettura aveva già detto però che noi dobbiamo, quando lavoriamo per Dio, quando stiamo davanti a Dio, dobbiamo seminare. A noi non tocca raccogliere, a noi tocca seminare. E la semina è sempre accompagnata dal sacrificio e dalla croce. Perché al seminatore, quando getta il seme, una volta si seminava a mano, è lo stesso che sperperare, che buttare. Non sembra la vita del cristiano forse un po' sperperata. Non sembra uno spreco, ecco, la vostra purezza, per esempio. Così ci dicono quelli che non credono. Dice, ma voi vi fissate, non siete sessuoli. Voi vi fissate con queste cose, ma i peccati non sono questi, il peccato è la guerra, fate l'amore, non fate la guerra, no? Sembra uno spreco. Ma ogni cosa nella vita cristiana, soprattutto l'evangelizzazione, sembra uno spreco. E se non c'è sacrificio, voi siete stati qui 4-5 giorni, quando siete stati 5 giorni, però voi avreste potuto fare altro. E poi qui non avete, insomma, tutti i comfort che avete nelle vostre case. Addirittura ho visto che il segnale del telefonino non prende proprio perfettamente. Questa è una grande disgrazia. E allora questo che vuol dire? Che senza sacrificio, senza lacrime, non c'è vera seminatura da giovane. E nella misura in cui noi accettiamo il sacrificio della semina e lo accettiamo con gioia, questa semina porta frutto e porterà frutto. Nella misura in cui noi lo facciamo così, io l'ho visto anche con i soldi. Più uno dà e più il Signore gli fa rientrare. Mi ricordo una volta, io sono stato 24 anni, vi ripeto, a Montenegro, sono stato 24 anni e non mi sono mai mancati i soldi, sempre sono arrivati i soldi che servivano. Basta che io parlo del Signore, lo dico alla gente sul cammino, no? Però c'è stato un periodo in cui avevo qualche difficoltà. E il Signore mi ha fatto capire solo un periodo. Il Signore, in modo lo Spirito Santo mi fece capire, tramite una parola di conoscenza di un fratello, che quella difficoltà c'era perché ero stato avaro con una persona. Quindi anche con i soldi è così. Se noi ci distaccassimo completamente dai soldi, dalla materialità della vita, non ci mancherebbe nulla. Avremo anche il necessario per fare una carità larga, generosa. E questo vale anche nella vita. Non esiste un'evangelizzazione a costo zero. Non esiste una vita cristiana a costo zero. Anche l'evangelizzazione è una semina. Anche la vita cristiana è una semina, è uno sperperare la vita, è un essere torchiato dal torchio della croce e trasudare sangue adesso perché noi possiamo bere vino nel domani. Carissimi fratelli e sorelle, beati noi se accogliamo e abbracciamo la croce del Signore. Perché porteremo frutto dove il 30, dove il 60, dove il 100. Se noi abbracciamo la croce che la nostra chiamata comporta, sarà Cristo a portare la croce con noi e al nostro posto. Se noi rifiutiamo la croce, non possiamo dirci cristiani.
cristiani, perché non esiste un cristianesimo senza croce e non possono esistere discepoli senza croce di un maestro che è crocifisso. Io amo tanto il film di Mel Gibson. Tutti meritano la croce, tutti vogliamo scansare la croce. No, se noi ci cuociamo, se noi ci cuociamo, abbandoniamo il dito, il dolore non piace a nessuno, perché è proprio la natura, ripugna alla natura, ripugna all'umanità la croce. Però una volta mi disse un mio amico sacerdote, mi disse che poi alla fine, fine solo lui è salito volentieri, liberamente, spontaneamente e per amore su quella croce. Ed è vero questo. Foto quando diceva anche Nietzsche, no? Nietzsche diceva: ho conosciuto un solo cristiano, è morto sulla croce, diceva lui. Però nel film di Mel Gibson, se ricordate, nel momento in cui il cileneo poverino, ricordate, viene preso per caso, poi quella è stata la fortuna, la grazia della sua vita, no? Viene preso per caso il cileneo e Gesù si abbraccia la croce. E cosa gli dicono i soldati romani? Andate a vedere quella scena, tanto adesso con YouTube, no? Da stasera potete andare a Cotone. E allora, e vedete che dice: pazzo, tu ti abbracci la croce, pazzo, perché Gesù l'ha abbracciata la croce. Non solo, ma il cileneo l'aiutava, no? Era stato chiamato perché l'aiutasse a portare la croce. Però se voi vedete quella scena, vedete che quando Gesù cade il cileneo non ce la fa a portare la croce. Il cileneo sembra che è lui che aiuta Gesù. In realtà è Gesù che aiuta il cileneo. Non solo, ma un altro fatto importante, che la sofferenza della nostra vita, la croce, no? La croce è la sofferenza della nostra vita, è l'appiglio dell'amore di Dio per catturarci, è la rete dell'amore di Dio per catturarci. Si parla tanto del fatto che la fede non parla più alla vita. Le ferite della vita sono quelle fessure che permettono alla fede di intrecciarsi ancora con la vita. Benedetti noi se comprendiamo che le croci della nostra vita sono state la rete attraverso cui Dio ci ha catturato. E vi do ancora un altro esempio, sempre dal cileneo. Il cileneo, Simone di Cirene, viene nominato da tutti gli evangelisti. Però c'è Marco che dice un dettaglio. Vedete, nei Vangeli nulla è casuale. Nei Vangeli nulla è casuale. Come nei film. No, se nel film in un momento piove, oppure se sente un rumore, non è che il regista stava lì, è capitato, no. È tutto studiato. Così lo Spirito Santo nei Vangeli. C'è scritto così che a un certo punto costrinsero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla Campania, virgola, padre di Alessandro e Rufo, virgola, a portare la croce. Che c'è? Sappiamo da Eusebio di Cesarea che Alessandro e lui erano i figli, appunto, del cileneo, che sono diventati vescovi e martiri. Pensate, quella che sembrava una scarogna è diventato il momento centrale della vita di questa persona, il momento attraverso cui Dio ha toccato la sua vita. Vedete che Dio non agisce come agiremo noi, come il cielo è alto sulla terra, come dista l'Oriente dall'Occidente, così i miei pensieri non sono i vostri pensieri, dice la terra. Quello che per noi sembra disgrazia e sventura, quello che per noi sembra uno schiaffo,
della mano severa di Dio e una carezza che vuole raggiungere non solo l'esteriorità della nostra vita, il nostro volto, vuole raggiungere il nostro cuore. Beati voi per il giorno che siete stati qua. Io sono stato lì a celebrare messe, matrimoni, battesimi, funerali. Beati i vostri occhi perché hanno visto, beate le vostre orecchie perché hanno ascoltato. Perché il Signore non è un ricordo di 2000 anni fa, egli non solo è tornato alla vita dopo essere veramente morto, e che per accertarsi che era veramente morto, il soldato gli perforò il costato, dal costato perforato con la lancia, fuoriuscì sangue e acqua. Egli non solo è ritornato alla vita, egli è vivo in mezzo a noi. E la sua vita è come fuoco che infiamma i nostri cuori di un amore che non è di questo mondo. Beati i nostri occhi perché vedono, poiché tanti altri giovani più intelligenti di voi, e più belli di voi, e più ricchi di voi, con 10 carte di credito, cercano il senso della vita e non lo conoscono. E rincorrono gli idoli falsi di questo mondo. Tanti altri giovani vorrebbero conoscere ciò che voi conoscete, avrebbero voluto vedere ciò che voi avete visto, avrebbero voluto ascoltare ciò che voi avete ascoltato, e non è stato loro concesso. Voi siete prediletti proprio perché la vostra vita è stata passata nel crogiuolo della sofferenza. E Dio non si dimentica mai di un suo figlio. E quando permette una sofferenza, è già lì pronto, ecco, per colmare con una benedizione doppia quel vuoto che la sofferenza ha provocato nella vita di quella sua creatura, di quel suo figlio. Allora, volentieri sono qua in mezzo a voi. Sono pellegrino d'amore in mezzo a voi. Sono pellegrino di amicizia, anzi ringrazio Carmine che mi ha dato l'opportunità, ecco, di poter venire qua, di avermi detto, poi Giovanni mi ha invitato, poi la Presidente Maria Grazia, e poi ho trovato la sorpresa di trovare il mio grande amico Mattia, ma lui è sceso dal suo paracadute. Con la macchina. E quindi allora sono veramente contento di essere in mezzo a voi. E poi vedete che vi dicevo, nulla, nessun dettaglio è casuale nella vita di Fede. C'è lei è discreta. È discreta. Qualche volta che si fa sentire solo. Non si fa vedere, si sente come un fruscio di vestiti di seta. Però lei è preparata tutto, come le parlava, poi torna, se ne va. Chiama tutti e poi quando tutti sono davanti a lei si mette da parte e lascia il posto al figlio. E lei sicuramente li ha accarezzati, li ha coccolati questi giorni e li accompagnerà. Lei è la creatura più bella, destinata da Dio a schiacciare la creatura più brutta. Quest'altra cosa che io la dico sempre, ma ve la devo ripetere, Giovanni mi ha detto di essere lungo, quindi... Allora, attenzione, il peccato di Satana è stato la superbia. E quindi nei disegni di Dio deve essere un'altra creatura più umile a schiacciare la testa di questa creatura cattiva e superba che è il diavolo. A Gesù non basterebbe, basterebbe uno schiocco di dita, e lui lo accetterebbe pure che Dio lo sconfigge, ma si sente più umiliato perché un'altra creatura, la più bella, sconfigge lui che è il più brutto. La più umile sconfigge lui che è il più superbo. La più dolce sconfigge lui che è il più fastidioso.
che Dio ha creato e che poi si è rivelato alla fine. Per cui, ecco, dobbiamo essere come il suo calcagno, nascosti, umili, immacolati, puliti.